Vabbè, una domanda. Che serata è questa per Roma, di cui lei è il primo cittadino? È una serata importante perché questa città ha conosciuto gli orrori dell'antisemitismo, ha conosciuto i crimini della Shoah, e quindi è una città dove è particolarmente importante tenere alta la guardia e contrastare ogni forma di antisemitismo e contrastare il terrorismo, e tutti quanti mettono in discussione l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele. È perfettamente legittimo ed anche doveroso chiedere che ci sia una grande attenzione ai civili e lavorare per una prospettiva di due popoli, due stati che vivono in sicurezza, ma non c'entra nulla con questo non invece avere una condanna ferma e durissima nei confronti di Hamas, dei crimini che ha compiuto, dei atti barbarici e della ideologia che professa, che non chiede di avere due popoli, due stati che vivono in pace, ma nega lo stesso diritto all'esistenza e sicurezza di Israele. E quindi su questo occorre che tutti siano uniti, ci possono essere idee diverse, ci possono essere che sono pienamente legittimi, ci sono dentro Israele, che è uno Stato democratico, che ha partiti, personalità, che hanno idee completamente diverse, ma questa diversità deve avere un limite fermo, un confine invalicabile, che è il contrasto e la condanna di ogni forma di antisemitismo, contrasto e la condanna del terrorismo, contrasto e la condanna senza se senza ma di atti barbari e vigliacchi come quelli commessi di Hamas, e la difesa al diritto di Israele a esistere e a vivere in sicurezza. Questi sono punti su cui tutti devono essere uniti e su cui Roma, probabilmente tutti i romani, penso che devono tenere sempre alta la guardia. Quindi anche questa è la ragione per cui sono qui oggi, come sono stato tante volte, per cui abbiamo organizzato un adeguato ricordo dell'80° anniversario della deportazione degli ebrei di Roma, come questa città coltiva, tutela la memoria, le sue pietre d'inciampo e contrasta ogni forma di antisemitismo. Grazie, se servirebbe anche un cessato il fuoco anche per noi. Guardi, questo noi tutti auspichiamo che non ci sia la guerra, che non ci sia, ma questo è, come dire, è un piano diverso. Questa non è una manifestazione che serve a sostenere una specifica posizione rispetto a un tema complesso e intricato come la crisi medio orientale e l'attuale stato di guerra, di contrasto ad Hamas. Questo non è su questo questa manifestazione, come giustamente ha detto Vittorio Fado. Ci possono essere, legittimo che ci siano idee diverse su tanti temi, non è consentito a nessuno indulgere nei confronti di ogni posizione antisemita, di ogni posizione che nega il diritto di Israele a esistere in sicurezza, e su questo ci deve essere unità di tutti, e questo credo lo spirito giusto cui questa manifestazione è stata convocata. Grazie.